ultima molti anni fa, i nostri antenati andavano in giro senza scarpe. Dopo la scoperta della pelle, poterono costruire dei sandali. Ciao, Fe. Ciao, ciao. Senti, noi abbiamo sentito quello che hai detto. E dopo tutto, che ne dite di andare in giro a cercare delle nuove scarpe? Sì, ragazzi, ma come facciamo andare in giro senza un paio di sandali? Non possiamo andare mica così. Non vi preoccupate, ma io arrivo. Hai visto? Vanitosa, ti meriti questo. Ottimo lavoro. Sì, adesso possiamo andare. Avanti. Ciao. Ecco cosa! Gli occhiali. Ecco, ora te li faccio comparire. Belli. Specialmente del mio colore preferito, grazie. Ah, ecco, qui cosa c'è scritto? Calzatura. Ogni specie di rivestimento e supporto del piede per difenderlo e sorreggerlo nel camminare. Di antichissimo uso, accessorio fra i più utili, vi si è espresso nei secoli della moda, che la calzatura contribuì a caratterizzare. Se per gli antichi egizi andassero in genere a piedi nudi, no, usarono almeno per le cerimonie sandali di foglie di palma o di papiro intrecciate. Molto interessante. Continuo qua. Ma già gli Assiri e i Babilonesi conobbero il cuoio in calzari forniti di copri d'algoni ed allacciature a passate o stringhe, come poi i persiani con le loro morbide babbucce. Anche i greci, soprattutto gli spartani, preferivano camminare scalzi, ma in determinati casi usavano la calzatura in cuoio o in stoffa, a suola alta o semplice, suole espresse legate al dorso del piede con strisce. Molto interessante. Nel cui intreccio si faceva notare la fantasia dell'artigiano, particolarmente viva nelle calzature. Ah, guarda qua che c'è! Allora, si fabbrica un mocassino. Allora, un numero 1, prendere la misura del piede sul cuoio. Numero 2, subito dopo cucire con gli allacci. Ah, il numero 3 invece dice che applicare circa i 113 gommini sotto la scarpa. Numero 4, la scarpa è pronta per venderla. Molto interessante.